E prima che la Supercoppa italiana abbia il suo svolgimento, il campionato completato finalmente con le ultime due partite, lunedì e martedì scorso, la prima giornata di ritorno della Serie A. La Juventus conferma la corsa allo scudetto nei confronti dell'Inter. I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno vinto per 3-0 la gara di martedì contro il Sassuolo con la doppietta di Vlahovic, secondo gol la sua punizione e poi il tris ad opera di Enrico Chiesa. Per quanto riguarda invece Atalanta Frosinone, che si è svolta lunedì, è finita con un tennistico 5-0 per la formazione di Giampiero Gasperini. Ha aperto le marcature Copa Mainers, poi il raddoppio di Ederson, ed a seguire le tre reti tra primo e secondo tempo di De Ketelaere, Zappacosta e Holm. E la classifica dopo la prima giornata del girone di ritorno vede dunque la corsa scudetto con i bianconeri a soli 2 punti dall'Inter. 49 contro i 51 dei nerazzurri. Si è rilanciato anche il Milan dopo il successo contro la Roma che ha provocato l'esonero di José Mourinho. Fiorentina quota 34, Atalanta e Lazio 33, Bologna 32 ed è ripresa la corsa del Napoli attualmente all'ottavo posto.